Non ci sono molte differenze tra i mondi oltre e i luoghi che troviamo qui sulla Terra. E proprio come qui su questo pianeta, lì troverai posti meravigliosi e posti brutti, luoghi piacevoli, popolati da brave persone, e posti spiacevoli, abitati dal peggior tipo di persone. Sempre lì dall'altra parte, le persone si riuniscono in base alle loro affinità o vibrazioni. Le persone positive e gioiose, con buone vibrazioni, vivranno in una colonia piena di persone simili, mentre invece una persona cattiva, negativa e pessimista si sentirà meglio in compagnia di persone uguali e verrà portata a vivere in una colonia costruita e gestita sulla base di queste vibrazioni. Ci sono casi in cui i tuoi sensi funzionano solo di fronte a persone che vibrano proprio come te. Un buono spirito ad alta vibrazione può essere invisibile agli spiriti a bassa vibrazione, e questo è ciò che fa la differenza tra le diverse colonie e regioni del mondo spirituale. E non è difficile immaginare che ci debbano essere fondamentali differenze tra un luogo creato e gestito da persone buone e di mentalità elevata e un luogo amministrato da persone cattive con una mentalità bassa. Ci sono universi paralleli su tutte le città del nostro pianeta, regioni spirituali invisibili ai nostri sensi limitati, non rilevabili dagli strumenti e dalle tecnologie che abbiamo oggi. Esistono sicuramente una o più colonie abitate nella città in cui vivi, con persone che non si trovano più in questa dimensione. Comunque, le colonie sono vere città di grandi, medie o piccole dimensioni, e non c'è niente di magico. Non è un mondo fatato pieno di effetti speciali. Tutto ciò che abbiamo qui sulla Terra lo abbiamo anche lì. Dopotutto, le città della Terra e le città dell'aldilà sono costruite sempre da noi stessi, ed anche lì troverai case, edifici, scuole, ospedali, piazze, giardini, stagni, fiumi, animali, fabbriche, cibo, macchinari, veicoli per il trasporto e istituzioni governative. Le colonie occupano un'area delimitata, circondata da mura e un sistema di protezione per impedire l'invasione di spiriti dalle regioni più oscure. Sopra la città di Rio de Janeiro si trova la colonia di Nos Solar, la prima descritta da uno spirito chiamato André Luiz. E quando uscì il libro scritto dal grande medio Chico Xavier, c'erano più di 1 milione di anime che vivevano lì. E ci sono anche riferimenti alle colonie situate nella regione di Brasilia per la loro bellezza. Le colonie spirituali del Brasile sono state create non molto tempo fa, a cominciare dalla colonizzazione del paese, e ci sono anche colonie nell'est che hanno migliaia di anni, ma le più grandi e belle si trovano sopra l'India ed il Tibet. Comunque, le colonie hanno un intenso scambio tra loro e con posti di aiuto che sono luoghi subordinati e che si trovano su piani spirituali inferiori, hanno scuole di rigenerazione e grandi ospedali dove finiscono gli spiriti salvati dalle regioni dell'ombra. Queste persone sono sottoposte all'insegnamento e a un trattamento per riprendersi dai problemi morali e dai sentimenti negativi che li tengono ancora legati ai livelli inferiori. Il mondo dell'invisibile è come il tuo. Invece di essere materiale grossolano, è fluido, etereo, della natura del perispirito, che è il vero corpo dello spirito. Il mondo degli spiriti non è un tuo riflesso, è la tua, che è un'immagine grezza e molto imperfetta del regno oltre la morte.
Le relazioni tra questi due mondi sono sempre esistite, ma oggi è giunto il momento in cui tutte queste affinità ti saranno rivelate, dimostrate e rese palpabili. Quando capirai le leggi delle relazioni tra esseri fluidi e quelli che conosci, la legge di Dio sarà prossima ad essere messa in atto, perché ogni incarnato comprenderà la sua immortalità e da quel giorno diventerà non solo un ardente lavoratore della grande causa, ma anche un degno servitore delle sue opere.